Buongiorno a te Andrea, buongiorno ai tuoi ospiti e buongiorno al tuo pubblico. Il monopolio delle prime pagine dei giornali continua a essere incentrato sulle solite due notizie, presidenza degli Stati Uniti da un lato e Covid dall'altro. Sul fronte della presidenza degli Stati Uniti è ormai assodata la salita alla carica più alta d'America di Biden. Anche se dall'altra parte c'è un Trump che non vuol cedere lo scettro con così tanta semplicità. Ma quello che è più importante forse nell'elezione di Biden è che al suo fianco viene nominata come vicepresidente Kamala Harris, la prima donna, in primis donna e poi mulatta nella storia della politica statunitense. Sul fronte Covid, invece, anche a fronte di una discesa dei contagi e dei decessi di ieri, il Veneto sta comunque rischiando di cambiare colorazione della propria fascia di appartenenza, passando dal giallo all'arancione, con conseguente aumento delle misure restrittive che dovranno essere prese. Il comportamento degli italiani, dei veneti e del popolo clodiense non è proprio conforme a quelle che sono le esigenze del momento. Per quanto riguarda la cronaca locale, ieri a Sottomarina, in via Bembo, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e di un'ambulanza della SUEM per poter portare fuori di casa il corpo di una persona deceduta, un 57enne mi sembra, deceduto nella propria abitazione a causa di un malore. Con questo è tutto, a te la parola, buona giornata. Allora, ciao a tutti, buongiorno, ciao Beniamino, buongiorno Presidente, Presidente Endri, grazie sempre della sua presenza che ci fa assolutamente piacere. Allora, vado velocissimo, che stamattina siamo tutti, cominciamo la settimana, i titoli ovviamente, vi prendo sempre quelli del Gazzettino, non sono proprio certo incoraggianti. Covid, cosa c'ha la mia connessione? Mi sentite bene, sì? Molto bene. Vabbè, allora, Covid Veneto sotto osservazione, Campania, Umbria e Toscana prossime a cambiare fascia, test per altre regioni. L'Alto Adige si è già autonominato rosso, l'ordine dei medici chiudere il paese. Rischia la Campania, poi Umbria e Abruzzo, dati si muovono i PM. Insomma, i titoli sono tutti su quella linea là del Covid, delle terapie intensive al collasso, i medici che chiedono il lockdown totale, quindi un inizio settimana non molto incoraggiante. Vuoi iniziare tu, Beniamino, a sentire, a dirci il tuo punto di vista ieri, la domenica di ieri, cosa dice della domenica di ieri? E la domenica di ieri dice, anzi diceva, che il corso del popolo era affollato, come lo era anche la zona diga, piuttosto che la zona spiaggia. Ecco, sulla zona spiaggia l'unico posto più ampio che abbiamo, magari dipende come è affollato, perché se dopo tutti camminano su bagnasciuga e anche lì ci sono assembramenti. Ma al di là di tutto, saremo destinati secondo me alla zona rossa tutti quanti, perché comunque in giro la gente fa quello che vuole e poi non ci sono nessun tipo di controllo che possa andare a presidiare il territorio per in qualche modo obbligare la gente a comportarsi secondo quello che prevede il DPCM. Ovviamente è difficile da gestire tutto, questa situazione è ancora più difficile perché se dopo anche i nostri tutori dell'ordine sono a casa per malattia, per Covid o per altre cose, o negli ospedali o nelle case di riposo, insomma, per tutti i servizi che dovrebbero essere erogati al massimo in questo periodo drammatico, si fa fatica poi a gestire le cose, insomma. Quindi, però fatto sta che la gente continua a scrivere in Facebook piuttosto di dire sto a casa anch'io, cioè vai in giro a fare le foto dove i luoghi sono affollati e poi dice che è sbagliato. E cosa ci fa? Cioè, è come quando uno è nel traffico e parla con la moglie e dice ah sì, sono bloccato dal traffico. E no caro, tu sei parte del traffico e quindi se tu non c'eri là come tanti altri non c'era traffico, quindi non stai a dire che il traffico sono gli altri. Il traffico siamo tutti, quindi bisogna essere un po' più responsabili, questo è il concetto, ecco, che volevo esprimere.
Presidente, tu cosa dici, visto che tra l'altro hai chiesto e ottenuto di ottenere il consiglio comunale online e tra l'altro Beniamino proprio l'altra volta qui in rassegna non ti ha, al contrario di altri, non ti ha assolutamente criticato, ha detto che hai fatto bene insomma, in sostanza, quindi una critica costruttiva da parte dell'opposizione. Andri, ci senti? Ah, sì, ti sento bene. Buongiorno a tutti intanto. Beniamino non mi ha criticato, ma credo che su questo anche Beniamino convenga che la politica va messa da parte. Sul fatto di fare le attività consigliari da remoto, oltre che a un obbligo recepito dalle direttive governative, secondo me è anche un obbligo morale, perché c'è gente che, come accennava poco fa Beniamino, vuole collaborare cercando di evitare il più possibile i movimenti, e quindi anche noi dobbiamo dare questo esempio. Il fatto di dover obbligare uno che non se la sente di rischiare giustamente per sé, per i suoi familiari, per gli altri, di muoversi, non è che si debba fare perché qualcun altro vuole farlo in presenza. Cioè, in questo momento io credo sia indispensabile che ognuno faccia la propria parte. Io ieri ho avuto la curiosità, lo ammetto, di andare a dare un'occhiata a cosa c'era in giro. C'era di tutto e di più, ma quello che mi ha fatto pensare anche in maniera un po' forte, è stato che mentre nel lungomare c'era tutta sta gente che camminava, ma giustamente con la mascherina, con una dovuta distanza, perché insomma uno che passeggia non è che fa la ressa, il corso di Chioggia aveva i bar tutti pieni ed erano tutti senza mascherina sui bar. Io ne ho trovato uno solo che aveva i tavolini distanziati e fatalità, tutti i clienti con la mascherina. Ma a parte i soliti bar che sappiamo che creano la ressa di giovani, tutti accalcati senza mascherina, anche gli altri bar, ma non solo giovani, anche anziani. Cioè, sembra che la gente si abitui a comportarsi male. Quindi io ho notato anche che non c'era nessuna presenza delle forze dell'ordine, e sappiamo, anche loro hanno dei problemi, oltre che di personale, magari in questo momento avranno dei problemi anche di personale che è in quarantena, che è ammalato, e quindi la situazione si aggrava ancora di più. Quindi in questo momento è oltremodo necessario che ognuno faccia la propria parte, cioè bisogna trovare qualsiasi sistema per sensibilizzare tutti a pensare che basta poco, ma se ognuno fa la propria parte forse riusciamo a, non dico a venirne fuori, ma non a peggiorare le cose, perché secondo me, visti i titoli dei giornali, ma vista anche la situazione con i nostri occhi, siamo veramente messi male. Sì, perché continuando così andremo a finire assolutamente in zona rossa, come diceva Beniamino. Mi permetto di spezzare una lancia, ma solo che, diciamo così, in modo... anzi, non vorrei essere, diciamo, mai interpretato, perché sabato io ero anch'io nel Corso del Popolo e mi sono fermato un attimo dagli amici del Bar Bellini, in pratica, che avevano già chiuso. Erano le 6, avevano già chiuso, in pratica. Avevano già chiuso addirittura alle 5, appunto per fare in modo che la gente andasse via, perché appunto per i gestori non è così facile mandare via le persone. Ecco, sì, è vero quello che dici, Andri, che praticamente tantissimi giovani, anch'io li ho visti in piazza, addirittura assembrati vicini, proprio vicini, c'era un gruppo di ragazzi, non so, stava scherzando su una macchina, tutti quanti proprio viso a viso, praticamente tutti senza mascherina. Però devo dire che anche ieri domenica mi sono fermato un attimo a un bar che non è il solito bar, tra virgolette, famigerato, non era
non era il Budapest Café, tanto per fare un nome che è abbastanza all'indice, e c'era una marea, ci saranno state almeno 100 persone sedute su un bar, tutti con la mascherina più o meno praticamente alzata, tutti anziani, ma voglio dire, erano comunque vicini, perché anche se tu mantieni le distanze, quindi voglio dire, questa ieri proprio c'è stato praticamente un rompete le righe, è un rompere le righe che ci porta a sbattere contro il muro, insomma, questo è un po' la situazione, insomma. E visto che abbiamo due rappresentanti dell'amministrazione comunale, chi maggioranza e chi minoranza, ecco un'altra cosa mi permetto di dire, delle forze dell'ordine. Le forze dell'ordine, come dicevi te, Henry, hanno un sacco di problemi. Io li ho visti in giro, perché abbiamo anche le riprese, c'era la polizia in piazza in Corso del Popolo, la polizia locale che è andata in alcuni bar a una certa ora. Però insomma non è impossibile gestire tutte queste persone, insomma allora, anche ieri tra l'altro c'è l'articolo sul Gazzettino a firma di Roberto Perini, chiusi gli accessi alla Battigia, una resa ai razzi dei vandali, in pratica, no? Praticamente il comune consente, io direi consente tra virgolette, perché il comune non è che dà l'autorizzazione, consente ai concessionari della spiaggia di bloccare i passaggi. Ecco, sempre più spesso di notte ignoti attaccano i siti balneari causando danni anche gravi. In effetti, ieri mattina almeno una persona mi ha scritto che appunto aveva trovato, era mattina abbastanza presto, gli accessi chiusi. Io gli ho spiegato, guarda che in effetti molti gestori chiudono perché sono praticamente costretti, perché purtroppo ci sono dei soggetti che vanno a vandalizzare e hanno fatto anche dei danni pesanti. E addirittura ci sono stati qualche imbecille che addirittura aveva appiccato fuoco anche l'anno scorso, e quindi di conseguenza i gestori praticamente devono chiudere. Cosa possono fare su questo, Andrew, vuoi dire qualcosa? Sì, diciamo che è un diritto dei cittadini poter accedere alla spiaggia quando vogliono, però come hai giustamente fatto notare, i vandali continuano ad essere anche loro in crescita, e ahimè i gestori cercano di sopperire in qualche modo. Il comune non può dare questa autorizzazione, però è anche giusto, secondo me, che non sia severo sul fatto che qualche concessionario cerchi di tutelare la propria zona. Sarebbe bene che gli accessi però venissero aperti presto la mattina, perché è comunque un onere del concessionario che se chiude l'accesso alla spiaggia prima possibile l'apra, perché se qualcuno vuole andare a correre di mattina in spiaggia può benissimo dire che sono affari del concessionario, la spiaggia è libera e io devo andare a correre. È un problema che credo in un prossimo futuro potrà anche essere risolto, perché se, come è vero, si riuscirà a rifare il lungomare, magari si riuscirà anche a trovare il sistema di supervisionare con telecamere, con illuminazione, quella parte di quegli accessi che renderanno meno, incentiveranno meno queste bande di ragazzacci nel fare certe azioni. Tu, Beniamino, cosa dici? Beh, il codice della navigazione, che è un po' il regolamento che disciplina la materia del demanio, vieta proprio di chiudere, anzi, diciamo il contrario. Obbliga il gestore a tenere libero accesso alla spiaggia. Certo, è vero che io non credo che
il vandalismo venga fatto durante la luce del sole, durante il giorno, e quindi se è fatto la sera e di sera vengono chiusi degli accessi, quelli più a rischio, nessuno se ne accorge, perché non credo che nessuno d'inverno vada di notte in spiaggia, anzi mi farebbe pensare se uno di notte va. Però se ci sono delle lamentele dei signori che trovano chiusi gli accessi, vuol dire che durante il giorno sono chiusi. Allora io dico, non si possono chiudere gli accessi. Se durante il giorno gli accessi sono aperti, nessuno se ne lamenta. Se i vandali vanno la notte e gli accessi sono chiusi di notte, nessuno si lamenta che sono chiusi, se non i vandali. Quindi il problema si risolverebbe da solo. Vero è che uno quando chiude gli accessi li tiene chiusi tutto l'inverno, e questo non va bene, perché comunque chi va a correre è giusto, ma anche ci sono degli anziani che vanno a prendere un po' di iodio, un po' di acqua di mare, e comunque d'estate, a Natale o quando c'è un po' di passeggio, molta gente va a fare delle passeggiate a mare, quindi quando entrano da una parte e poi salgono su un accesso al mare, si ritrovano chiuso, non sanno più come uscirne se due o tre accessi al mare consecutivi sono chiusi. Quindi c'è anche quello come problema, che devono rimanere aperti almeno durante il giorno, durante il pomeriggio, e quindi è sbagliato chiuderli, questo sì. È vero anche che se alcuni stabilimenti hanno qualche problema, si possono anche installare le loro telecamere che guardino sul passaggio, che guardino sull'entrata, che guardino sul chiosco. Hanno già sistemi di videosorveglianza per l'estate, che guardano intorno, e quindi è meglio che si mettano anche una videosorveglianza loro, senza attendere il comune che chissà quando installerà videosorveglianza comunale. Basta vedere sull'Avena o sul Corso del Popolo quanto ci abbiamo messo come comune a installarle, farle autorizzare, tutti quei procedimenti, quella burocrazia che un ente pubblico ha rispetto invece a un soggetto privato. Poi è anche vero che quando la gente viene pizzicata a fare delle attività non proprio legali o delle attività di vandalismo, dovrebbero andare punite con pene esemplari. E tra l'altro anche che ci sia un po' più di presidio, è vero, però se vediamo che ci lamentiamo che in questo weekend il presidio è poco, perché poco può essere, vuol dire che per i vandali della spiaggia non c'è proprio presidio del territorio, perché la coperta è talmente corta che non conviene neanche tirarla per non strapparla. Passerei su un altro articolo che c'è sulla Nuova Venezia, a firma di Daniele Zennaro, che parla appunto del centro imbrattato dal guano, ma la pulizia costa 14 milioni. Proteste per la sporcizia sotto i portici, vicino ai negozi, tra le calli e sulle rive, il lavaggio delle strade e dei cassonetti in carico alla concessione della Veritas. Poi c'è un trafiletto in grassetto, scontro in consiglio sul decoro della città, il tema della sporcizia che impera sulle strade Chioggiotti, in particolare guano e deiezione canini, è stato più volte dibattuto in consiglio comunale. Se le opposizioni hanno più volte domandato di chiedere delucidazione a Veritas sulla pulizia delle strade, tra i banchi della maggioranza c'è stato anche chi ha avuto il coraggio di negare l'evidenza, affermando che invece la città è pulita. Allora qui abbiamo un rappresentante della maggioranza, uno della minoranza. Sentiamo un attimo come è stata questa cosa. Cioè, in breve, che oggi vorremmo chiudere la rassegna un po' prima, che dobbiamo scappare via un po' tutti quanti. Cominciamo da Beniamino, dai. Allora. Okay, io 2 anni fa sono stato protagonista di un'interrogazione all'interno della quale parlavo proprio delle deiezioni canine. Tra l'altro una notizia che ha fatto molto, molto successo nei social, anche su Chioggia Azzurra soprattutto, molto seguita, e praticamente l'assessore aveva risposto che era impossibile gestire, il vice sindaco veronese mi aveva risposto che era impossibile gestire questa partita, che purtroppo, diceva lui, la gente è maleducata, e purtroppo, e io ho detto, ascolta, se si iniziano a dare degli esempi forti si riesce a punire, magari in alcune zone della città, io guardo il centro storico, ma se
provate a camminare sui marciapiedi rotti di via Pigafetta piuttosto che via Vittor Pisani o via Niccolò Zeno, laddove ci sono i marciapiedi, vedrete che è un campo minato. Dico questo perché ci abito in quel quartiere, ma anche il disimpegno del verde che ha la zona Reduci, dove abitano i miei genitori, è tutto il disimpegno verde che c'è nella Aiuola, eccetera, è diventato terra da concime per quanto riguarda le deiezioni canine. Quindi non è solo centro storico o di Chioggia o di Sottomarina, è un po' tutta la città. Io dico, se in qualche modo i vigili, quando comunque ci sono nel gestire il traffico, la zona pedonale piuttosto che altro, sono lì e fanno le multe se vedono qualche cittadino che non rispetta il codice morale di non far fare queste schifezze in giro, sarebbe molto gradito. Ma tra l'altro anche serve una forte convenzione con Veritas, perché se ci sono 10 ausiliari di Veritas che fanno multe per le cali di Chioggia, ne prendono tanti in sul momento e la gente si spaventa di pagare dei soldi di multe e magari sta più attenta o non lo fa più apposta. Io la penso così, serve un forte colpo di reni da parte dell'amministrazione comunale su questo, perché da 2 anni fa a questa parte, da quando ho fatto l'interrogazione, nulla è cambiato e nulla credo cambierà. Presidente, cosa dici te di queste cose? Ma sicuramente quello che dice Beniamino no, non sono idee così campate in aria. Cioè, vivo anch'io vicino alla zona dove vive Beniamino e quindi ne noto anch'io queste cose. C'è da secondo me, c'è da fare una considerazione. La popolazione degli animali, dei cani, in questi ultimi anni è notevolmente aumentata. È notevolmente aumentata e se la paragoniamo all'aumento di cittadini, ogni cittadino paga una tassa che serve a metterlo in condizione di fruire dei servizi della città. Io penso che a sto punto, siccome va un po' di moda, io amo gli animali, per carità, però siccome sembra vada un po' di moda e tutti quanti girano con l'animale, a sto punto io metterei anche una piccolissima tassa da devolvere proprio passare ai servizi Veritas, in modo che ci sia un punto specifico anche per la pulizia delle azioni dei cani. Poi diciamo, alla base ci sta anche un po' l'educazione, perché io vedo tantissima gente comportarsi benissimo e non perché la guardi, ma vedi anche persone solitarie che camminano col cane, ma che sono attrezzati, che puliscono subito, qualcuno va anche con la bottiglietta d'acqua. Cioè, secondo me bisogna ampliare un po' più anche l'educazione già fin dalle scuole, direi, in modo che uno sappia che avere un animale comporta anche un onere per il rispetto degli altri. Poi il comune più di tanto non può fare, certamente si cerca di sollecitare Veritas nell'attivarsi in tutte quelle azioni che possono dare più aiuto, però capite bene che di sera i vigili non ci sono, e sicuramente se ci sono sia di giorno che possano esserci anche di sera, se vedono uno lo sanzionano, però è difficile che uno si comporti in questa maniera se vede che c'è il vigile vicino. Quindi penso che il primo problema sia, come sempre, il cittadino, cioè la coscienza di un cittadino di tenere pulita la propria città è alla base di tutto. Quindi dobbiamo anche qua fare un mea culpa, perché
su certe città, se tu ti comporti male, sono i cittadini stessi a riprenderti. Io ho avuto modo di vedere una volta, camminando per Merano, un signore che ha buttato una carta per terra e un cittadino passando l'ha richiamato e ha detto: guardi che non si buttano le carte per terra. Io una cosa del genere, che io già faccio fatica ad immaginarla, anche pensando alla risposta che potrebbe venirgli data. Quindi dobbiamo tutti quanti darci da fare e cercare di educare i nostri giovani, fin da bambini, ad avere un rispetto maggiore per la propria città, ma anche per gli altri. Concordo assolutamente con te. Io ogni volta che vado a buttare le immondizie, ogni volta mi viene il nervoso, perché vedo puntualmente la differenziata fatta per un certo modo, le cose abbandonate, però ci sono anche tante persone che si comportano molto bene, fanno le cose. Io credo che la soluzione potrebbe essere quella di aumentare le sanzioni, perché nel momento in cui uno sa che è difficile che lo beccano, ma se lo beccano si prende 400 euro di multa, magari qualche effetto lo fa, perché appunto ci sono quelli che sono veramente, come dicevi tu Andy, attrezzati, attenti, puliscono anche con la bottiglietta d'acqua. Concludiamo questa rassegna in velocità. Una piccola così integrazione: ieri praticamente avevamo dato notizia che un signore poverino era mancato, un signore di 57 anni in via Bembo. Inizialmente avevamo dato la notizia che sembrava che fosse mancato da più giorni in pratica, invece poi ieri ci ha chiamato un parente dicendo